5 mesi di riprese, oltre 350 scene con effetti speciali realizzate da Ken Ralston, 25 set tra l'impianto VLA Very Large Array in New Mexico, le ricostruzioni della sala ovale della Casa Bianca negli studi della Warner Bros. A Los Angeles, il radiotelescopio Arecibo di Porto Rico e l'Arizona. Più di 80 attori, 25 reporter della CNN, tra cui anche il famosissimo Larry King nella parte di se stessi, centinaia di modellini e immagini computerizzate. Sono i numeri di Contact, l'ultimo film di Robert Zemeckis, uno dei registi d'oro di Hollywood, i cui film hanno incassato nel mondo qualcosa come 2 miliardi di dollari. Contact è tratto da un romanzo di Carl Sagan del 1995. È la storia di Ellie Arroway, interpretata da Jodie Foster, che fin da bambina trascorre il suo tempo ascoltando la radio a onde corte, in attesa di messaggi dallo spazio. Rimasta orfana, Ellie dedica la sua vita alla scienza, diventando una delle più geniali astronome degli Stati Uniti. La ricerca è l'ossessione di Ellie, che sposa il progetto SETI, l'Istituto per la Ricerca della Vita Extraterrestre in New Mexico, dove capta un messaggio radio proveniente dalla lontana stella Vega. Il messaggio contiene il progetto per costruire una macchina spaziale in grado di viaggiare nell'iperspazio. Come mai siamo qui? Chi siamo noi? Sono le domande che si pone Ellie Arroway all'inizio del film, domande che hanno incuriosito e appassionato solo in Italia 170.000 persone. Il film Contact per certi versi è una realtà. Nel 1976 un gruppo di appassionati di ufologia anticiparono quanto si vede proprio nel film Contact. Si trattava di un gruppo di persone di Prato che si radunarono per diverse notti in un casolare abbandonato presso il podere marniano. Che cosa fecero queste persone? Praticamente utilizzarono una serie di fari Canon, quindi dei fari molto potenti puntati verso il cielo. Disegnarono con della vernice fosforescente una serie di simboli sul terreno e trascorsero diverse notti ad osservare il cielo. Si era in un periodo di grande attività ufologica. Queste persone speravano, forse in maniera un po' ingenua, di poter chiamare in qualche modo i dischi volanti. Ora, la cosa più sorprendente è che in qualche modo queste persone, capeggiate da un ufologo di Prato che si chiamava Siro Menicucci, riuscirono in questa impresa, forse per fortuna, forse per qualche altro motivo. Che cosa successe? In pratica, per diverse sere, delle strane luci cominciarono a piroettare nel cielo e vennero regolarmente fotografate da questi ufologi. La cosa più interessante è che le luci si muovevano nello spazio di cielo attorno alla stella Vega, e faccio presente che Vega è la stessa stella ove, secondo il film Contact, esiste intelligenza extraterrestre. Tra l'altro, sempre il film Contact si basa su un presupposto scientifico reale. Negli anni 70 arrivarono effettivamente degli strani messaggi che non vennero mai decifrati dagli astronomi, secondo i quali era possibile che su Vega ci fosse effettivamente una forma di vita. La trilogia della Legione dello Spazio di Jack Williamson, leggetelo perché è avvincente. Beh, qui alla Borsa del Fumetto, in questo periodo, va bene tutto quello che ha Men in Black in copertina. E se i segni premonitori sono giusti, sarà un gran successo come è stato in America. Questi signori sono qui per salvare il mondo dalla spazzatura dell'universo e bisogna vedere se faranno una buona operazione di pulizia. In questo momento comunque van bene sia le riviste sia i fumetti che stanno uscendo e questo potrebbe diventare un fumetto cult, anche se chiaramente per adesso è una cosa che è tutta da dimostrare.